Salve a tutti, questa è Rock in Nature e io sono Riccardo e sto attraversando l'Appennino da Roma all'Adriatico e ritorno alla scoperta dei borghi più belli, i parchi nazionali e le meraviglie del nostro territorio. Dopo aver passato i primi due giorni piegandoci ai capricci del meteo tra vette mancate, troppi salumi e tramonti mistici, cambiando i nostri piani originali decidiamo di rimanere ancora un giorno nei Sibillini per visitare la Gola dell'Infernaccio. Buongiorno dal terzo giorno del viaggio sull'Appennino. Abbiamo deciso di restare qui al camping Vettore anche oggi perché la giornata di ieri, col tempo un pochino incerto, ci ha un po' rovinato i piani. Volevamo vedere le gole dell'Infernaccio da Rubiano e quindi ci andremo oggi. Eccoci qui, abbiamo appena parcheggiato prima dell'accesso alle gole dell'Infernaccio. Il paesaggio già è qualcosa di incredibile, poi in realtà è la gola dell'Infernaccio perché è soltanto una, e pieno di gente, quindi speriamo di riuscire ad avere una progressione nella valle lineare. Allora, quello in teoria dovrebbe essere l'eremo di San Leonardo. In che punto, diciamo, teorico di arrivo, per quanto la gola arrivi fino alla Valle del Nera dall'altro lato, però non è materia dell'escursione di oggi. L'Infernaccio sono delle gole naturali scavate dal fiume Tenna, tra il Monte Priora e il Monte Sibilla, due tra le vette più iconiche dei Sibillini. La via disegnata dalla gola è stata storicamente una vera e propria autostrada per collegare i due versanti appenninici. Sfruttando la valle del Tenna e svalicando Passo Cattivo, si raggiunge il fiume Nera, che sfocia nel Tevere, garantendo così a pastori e viandanti una via percorribile dal Tirreno all'Adriatico. Abbiamo superato la parte principale della valle, cioè la parte principale, la parte dove c'è proprio il fiume, il Tenna, e adesso stiamo salendo nel bosco verso l'eremo di San Leonardo. Allora, abbiamo raggiunto l'eremo, che purtroppo è in fase di ristrutturazione. Comunque il perimetro è circoscritto, è chiuso, ha subito danni ovviamente dopo il terremoto, e adesso si riscende dal buio, io. Tra queste profonde rocce scavate, con il rumore dell'acqua amplificato dall'eco e dalla roccia, quasi appaiono velate le anime di chi ha percorso per centinaia di anni queste gole, per volontà o necessità.
in un tempo in cui l'uomo non poteva sbancare una montagna, ma riusciva comunque ad ottenere da essa tutto ciò di cui aveva bisogno. Non so se si vede, ma praticamente adesso piove. Ci piove addosso. Niente, nemmeno nessun posto si salva dallo scempio dei fazzoletti per terra. Cioè, questo è appena dietro la strada del parcheggio delle gole dell'infernaccio. Questa cosa è veramente uno scempio. Io adesso non vorrei aprire una polemica infinita sull'argomento perché penso le immagini del video si commentino da sole, ma è abbastanza assurdo dover assistere ancora a queste scene e quest'estate veramente ne ho viste di ogni tipo. Questa è veramente una latrina, è qualcosa d'assurdo, quindi chiudo subito la polemica dicendo che è bellissimo vivere la natura e poter muoversi liberamente dentro di essa, e è normale che durante le nostre attività, durante le nostre escursioni, esperienze in generale, prima o poi può capitare che sia necessario fare i nostri bisogni all'aperto, ma in questo senso cerchiamo di usare un minimo di cervello. Se noi ci allontaniamo dal sentiero e vediamo il primo posto che ci attira come bagno, sicuramente ci avrà pensato anche qualcun altro prima di noi e sicuramente ci penserà qualcuno dopo di noi. Quindi il consiglio e il mio appello è quello di allontanarci il più possibile dalle tracce battute del sentiero per evitare di lasciare schifezze dove passano tutti gli escursionisti durante il giorno. E per favore utilizzate soltanto cose biodegradabili e cercate di sotterrare, anche se non scavate una buca di un metro, almeno di smuovere il terreno, di scegliere un punto dove il terreno è un po' più morbido per ricoprire quello che avete fatto, perché così è veramente, veramente una cosa schifosa. Spero che le persone che vedono questo video e che mi seguono non sono quelle che fanno questa monnezza, e quindi vi invito a condividere questo messaggio e ricordare ai vostri amici di comportarsi in maniera adeguata. Grazie per aver visto il video e ci vediamo sul Gran Sasso.